Stamani in sala giunta si sono riuniti il presidente Confcommercio Mario Russo, il sindaco Nino Garozzo, l'assessore Nives Leonardi e il comandante dei Carabinieri per discutere intorno al programma realizzato da Confcommercio per rivitalizzare la movida acese. Infatti per tutti i sabati di agosto negozi e musei seguiranno l'orario di chiusura prolungato fino alle 22, a cui si aggiungeranno, grazie al consenso del vescovo, 7 chiese: la Cattedrale, San Pietro e Paolo, San Sebastiano, San Camillo, Loreto, San Rocco ed infine San Domenico. Inoltre saranno presenti le volanti di polizia, vigili urbani e carabinieri per una maggiore sicurezza per le strade. In concomitanza, l'intervento dell'amministrazione comunale, che garantirà uno spettacolo ogni sabato per tutto il mese di agosto, sensibile alla dichiarazione del sindaco che considera questo piano un modo concreto per vincere la battaglia della quotidianità. È un programma che questo è soltanto la fine di un lungo periodo di lavoro e di collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Curia e la Confcommercio. Infatti si è riusciti ad avere tramite la Curia ben 7 chiese di notevole importanza aperte fino alle ore 22, si è riuscita ad avere musei del 10 Reale, all'Opera dei Pupi e al Museo delle Uniformi aperte anch'esse fino alle ore 22 e i commercianti naturalmente faranno la loro parte con una chiusura posticipata alle ore 22. Questo perché? Perché si vuole dare la possibilità al turista di venire ad Acireale nelle ore più fresche della giornata e di poter godere delle nostre opere d'arte. Naturalmente a questo abbiamo aggiunto anche un programma di movida, possiamo definirlo così, dal nome Divertiamoci, che ricoverà tutti i giorni del mese di agosto con spettacoli dal vivo. È il primo e l'ultimo dei tanti programmi o è il primo di una lunga serie? A dirvi la verità, oggi è martedì, ieri mattina era il mio giorno libero e sono uscito dalla Confcommercio di Catania quasi alle 16. Stiamo lavorando per il futuro, per vedere di continuare questo tavolo di lavoro con la Curia e l'amministrazione comunale anche per i mesi a venire, e noi di Confcommercio stiamo valutando delle proposte da sottoporre al più breve ai nostri interlocutori, quindi cerchiamo di fare anche noi la nostra parte, non preoccupiamoci, non stiamo cercando qualcuno, come diceva Kennedy, non chiedere cosa fa lo Stato per te, ma chiediti cosa fai tu per lo Stato, quindi noi cerchiamo di dare il nostro contributo per il bene della nostra città.